muchacho, chao. Cha, cha, chao. Muchacho, chao. Buonasera, benvenuti e bentrovati a 442. Enrico Ciaccio, come sempre, qui con me. Sono sempre qua. Valentina Cristiani, che è tornata. Non abbiamo ancora capito non da dove. Non sono andata via, veramente, c'ero. Guarda che c'era anche la scorsa settimana. C'era anche Barbacini. C'era anche Barbacini, che l'avete già visto. Buonasera Alessandro Barbacini, buonasera. Io continuo la mia petizione, ho già raccolto 1357 firme per cambiare la sigla. Per cambiare la sigla, benissimo. Però abbiamo aggiunto quella finale, già un passo avanti notevole. Vedi. E ha vinto allora, anche la Virtus, te lo volevo ricordare. Cosa ha detto? Non lo so. Valentina, vedi la porta là, dov'è? Non posso più. No, già c'è una sedia vuota, non è che puoi togliere. Va bene, iniziamo la trasmissione. C'è stato un weekend di sport, non solo calcio, non si è parlato di solo calcio, ma parleremo anche di tante altre cose e faremo un excursus, come sempre, nel mondo della moda con la nostra fashion blogger Diana Bartolomeo. Ciao Diana, ben trovata. Ciao. Benvenuta. A tutti, buonasera. Buonasera, guarda che mi sembri Audrey, chi è che c'aveva quella? Audrey. È vero? My Fair Lady. My Fair Lady? Ma in sono becchiato. Da anche con becchiato da Tiffany. E, mitico Barbacini, l'avete già visto. È tornata a trovarci, super portiere, super opinionista, ormai super istruttore nella scuola dei portieri numero uno, Marco Roccati. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buonasera. Ogni tanto su vado a fare dei giri su di lui, a vedere sul web, cioè, perché ieri sera vedendo la nazionale, i giocatori che abbiamo, quando giocava lui c'era Ronaldo, Del Piero, altri tempi, Baggio, cioè c'erano dei giocatori che adesso, boh, non lo so, ciao, non lo so. Vero? Ciao. Enrico Ciaccio. Ciaccio che giocava nella gara, nel Munghidor, cioè tanta roba. Che non si è cambiato un pochino. È cambiato calcio, un pochino il calcio, dopo ne parleremo. E c'è una nuova speaker radiofonica, appunto Radio. Questa sera è entrata prorompente negli studi finalmente radiofonici TV, dai, di Punto Radio. Questa sera la facciamo vedere anche in televisione. È venuta a trovarci Valentina Biagi. Ciao Valentina. Ciao, buonasera. Benvenuta. Non guarda lì, non è che sei abbronzata così, è la TV che è la TV, perché sembro veramente nera. Ciao Valentina. E ciao, poi c'è un gruppo che va sempre per la maggiore molto forte nei concerti, l'avete visto anche di recente nello spazio musicale che c'è stato alla festa dell'Unità a Bologna. Loro sono i Morgana e qui con noi c'è il cantante Pablo, mitico Pablo. Ciao Pablo. Ciao a tutti. Ti trovo bene, se hai perso un po' di capelli, ti sei tagliato un sì, po'. Sì, ho fatto un taglio drastico quest'estate però. Perché eri un po' cappellone come me. Sì, ero cappellone, poi quest'estate ho deciso di io non ho ancora deciso, non so, non, secondo me non deciderò mai. Sei cappellone. Eh? Perché sei cappellone. Madonna. Non si vede. Legacy, vede. Numero di telefono per gli sms, per chi li vuole mandare, 370-337-3103. Esatto, ne stanno già arrivando. E poi adesso faremo anche la diretta da Facebook con la pagina ufficiale di 442. Quindi se qualcuno ha qualche problema di connessione con lo streaming o non ci vede col canale digitale, ci potete seguire dalla pagina ufficiale di 442. Bene. Ale, iniziamo a parlare un po' di calcio. Avevo già introdotto con Roccati il discorso che quando giocava lui, appunto, c'erano dei signori giocatori, Anderson, che è stato anche il suo compleanno, signori. Cioè, tu hai giocato in un'epoca che i calciatori veramente buoni e talentosi sono stati... Ma tu hai giocato con Anderson? Sì. Okay, mio con idolo. Kenneth. No, è il mio idolo giovanile. È la squadra che c'era Paramatti, dico bene, certo. Anderson, Colivano. Forse negli ultimi 30 anni è la squadra che ha dato più soddisfazione. È vero, è stata la squadra più tosta che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Quindi, ieri sera uno guardava la partita, chi l'ha guardato, perché in realtà non è che l'abbiamo poi guardata l'impazzita, ma la cosa che ti rimane di quest'Italia, cioè uno una volta si diceva l'Italia di Vieri, l'Italia di Del Piero, l'Italia di Baggio, l'Italia di Rivera, l'Italia... Adesso l'Italia di chi? Immobile. Adesso si fa un po' fatica. Purtroppo il mercato ha portato a far diventare il calcio un'azienda. In Italia non siamo stati bravi ad investire. Quello che era un pochino il patrimonio del calcio italiano negli anni 90 è stato speso e sperperato male, non è stato reinvestito in modo adeguato. Dilapidato. E di conseguenza adesso ci troviamo con...
Tutti danno la colpa agli stranieri, io credo che la colpa non sia degli stranieri, perché gli stranieri ci sono adesso come c'erano 20 anni fa. Penso che la colpa sia un pochino più delle incompetenze che ci sono, perché in Italia la meritocrazia spesso viene messa da parte, bisogna riconoscere che è un nostro limite culturale e quindi avere nelle società professionistiche forse delle persone inadeguate ha portato... Poi un pochino sono arrivati dei grandi investitori stranieri, quindi hanno portato una cultura straniera, pensavano che forse arrivando nel calcio italiano avessero motivo di avere un blasone, quindi era un modo per farsi conoscere. Purtroppo se poi non vinci non ti fai conoscere. Noi in Italia in questo momento qua siamo un po' indietro nel ranking europeo, ormai siamo diventati il terzo mondo del calcio italiano. Ah, ormai tempo, non ci fuma più nessuno. I più grandi campioni ruotavano attorno al calcio italiano, adesso purtroppo non è più così, questo è un altro limite. E... Sì, purtroppo in questi anni si è perso un pochino, come dicevi tu, i valori che c'erano dal punto di vista proprio di qualità di alcuni giocatori, partendo poi dal basso, piano piano si sta cercando di recuperare un pochino questo gap fra l'Italia e le nazionali. Guarda solo il Belgio, che è la prima nazionale che mi viene in mente, ha investito 15 anni fa completamente sul settore giovanili, a ragazzini di 10-11 anni facevano reclutamento vero e proprio, gestito da veri professionisti, e il Belgio, guardiamo, adesso nel primi tre del ranking FIFA, che è uno stato grande come l'Emilia Romagna e la Lombardia, insomma. Per cui l'Italia sta cercando di recuperare questa differenza, investendo tanto dal punto di vista di risorse, soprattutto tantissime società stanno ricominciando a reinvestire sul settore giovanile, anche perché da 2 anni ci sono queste nuove regole, che praticamente sono delle regole europee, delle coppe europee, che bisogna per forza avere dei giocatori italiani, 8 giocatori italiani in rosa nei 25, e devono essere giocatori competitivi, per cui già questo potrebbe essere un passo in avanti anche per il futuro, però da qui a 10 anni, non adesso. Poi la qualità dell'Italia sappiamo com'è, cioè il problema dell'Italia in questo momento è il centrocampo, a non avendo centrocampisti proprio di qualità. Verratti, in questo momento è Verratti. Sì, ma Verratti non è Pirlo. Il problema è che l'Italia gli manca anche un giocatore che sta recuperando, importante, forse l'unico davvero fuori classe nel centrocampo dell'Italia, che è Marchisio. Marchisio in questo momento manca tantissimo all'Italia come tipologia di giocatore, c'è un giocatore che si può inserire negli spazi, che gioca, che fa anche qualche gol, manca questi tipi di giocatori. Poi manca chiaramente la stella, come poteva essere allora i giocatori Totti, Baggio, Del Piero, che l'Italia in questo momento non ha chiaramente. Tra virgolette, diciamo, è la nazionale, tra virgolette, operaria, diciamo, chiamiamola così, come eravamo abituati prima. È anche da riconoscere che purtroppo all'interno abbiamo voluto modificare il modo di giocare, il calcio all'italiana non esiste più, ci siamo voluti internazionalizzare, diciamo, non l'abbiamo fatto nel modo adeguato, e ora spesso i giocatori di talento vengono persi nei settori giovanili perché si fa fatica a riconoscerli, non gli si dà il giusto spazio. Poi c'è una grande incongruenza. I Totti, Del Piero vengono persi, però nessuno lo dice. Con la nazionale italiana c'è una grande incongruenza in questo momento, che la maggior parte delle squadre di Serie A, circa il 70%, giocano con un modulo che in nazionale non sta prendendo piede, perché in nazionale giocano con un 3-5-2, quasi tutte le squadre nei campionati italiani giocano col 4-3-3. Penso a Napoli, a Roma, Bologna. Io credo che se sono proprio il modulo spesso si fa sulla base delle qualità che si hanno, delle risorse che si hanno. Se tu non hai un trequartista, se tu non hai un Totti, non è che puoi giocare col trequartista. Io non parlo di trequartista, parlo proprio di attaccanti esterni. L'Italia in questo momento ha solo attaccanti esterni di qualità, perché potrebbe, cioè Berardi è un attaccante esterno. Ventura ha già detto che con questo modulo non verrà mai convocato. Cioè, che senso ha? Cioè, Berardi in questo momento forse è il giocatore più di talento che abbiamo in Italia. Con questo modulo non lo convochi in nazionale, Ciaccio? O no? Non lo so. Comunque, intanto è venuto a trovarci Massimiliano Zanardi della Fortitudo Rugby Bologna, che adesso, quando la regia lo inquadra. Ciao Massimiliano, buonasera. Buonasera. Parleremo anche di Fortitudo Rugby. Tutti quelli che mi stanno mandando i messaggi di salutare la capolista, a proposito. Quale capolista? Qui salutano Dennis Rez, mi dice salutate la capolista, tutti i virtusini. Salutiamo Dennis. Mi fanno ridere a me questi personaggi, perché fino a 2 mesi fa non sapevo neanche cosa fosse il basket, dopo essere retrocessi
in Serie A2. No, non cedere a queste cose. Salutiamo Denis Lenzi, che adesso è capolista. Della Virtus siete ridicoli. Adesso sono capolista e è duro. Comunque, a proposito di questo, a proposito di basket, voglio salutare e ringraziare anche Steve Fabiani, che è andato in pensione, è andato in pensione da poco in questi giorni, con Mattia Veronesi e tutti gli amici degli Unici, e noi vogliamo ringraziare per la sua carriera da tifoso di basket. Lo salutiamo, che si è appunto ha guadagnato la pensione adesso, e noi di questo gli facciamo tanti saluti. Ciaccio, e lo ringraziamo. Facciamo un applauso. Ciaccio, è uscita la notizia pochi minuti fa che Destro, tornando al Bologna, Destro sarà assente nel prossimo purtroppo sì. Quindi è un problema per il Bologna notevole, soprattutto per la trasferta di Roma con la Lazio, che il Bologna deve già affrontare con in questo momento 12 giocatori impegnati con le nazionali, quindi sarà una preparazione della partita un pochino deficitaria. Diciamo che è bello avere i giocatori in nazionale. Però c'è i pro e i contro. Insomma. Vedi il Napoli che aveva l'attaccante più prolifico adesso. Milik, e anche Milik out. E si è trovato adesso in una situazione drammatica. 6 mesi anche lui. Massimiliano, rugby, Fortitudo Rugby, come procede? Procediamo con tutte quelle che sono le difficoltà economiche del caso che ci sono comunque in Italia. Il rugby va avanti, funziona sulla falsariga del calcio. Negli anni 90 splendori e allori di successi un po' raccolti negli anni 80, e adesso siamo vittime anche noi della stessa politica che avvolge questa nazione, scusate se sono un po' deprimente, ma è uguale la vita che sta vivendo il rugby è la stessa che sta vivendo il calcio. Viviamo un po' sugli allori, vincevamo anche la Coppa Europa negli anni 80, quest'anno non riusciamo a battere il Galles che ha lo stesso numero di abitanti dell'Emilia Romagna e quindi fa tutto test. Non siamo stati all'altezza come italiani. Io negli anni 90 giocavo in un club dove due giocatori hanno vinto la Coppa del Mondo come giocatori titolari nel Sudafrica. Ma il settore giovanile, i bambini comunque... Ecco. Stanno crescendo. Comunque. Viviamo sugli allori e diciamo che a Bologna siamo quasi il secondo sport come livello di tesserati giovanili. Allora si comincia... Però è tutto frutto di un seminato. Speriamo di poter... far sì che questo vada avanti, perché le elezioni federali si sono concluse da diciamo 15 giorni e hanno lasciato qualche strascico pesante, e un presidente viene eletto dopo 4 anni con un 2-3% in più di voti non vuol dire che sia un presidente che sia stato eletto perché avesse un grande seguito, ma perché aveva qualche potere forte economico di sponsor che ne garantivano la continuità. Questa è una polemica che vorrei dire, ma che sostanzialmente speriamo che questi ragazzini diventino i rugbisti del domani. Certo è che... insomma, che poi, diciamo che sempre per rimanere in tema di ragazzini, una grossa fetta di ragazzini che vogliono diventare dei portieri sono allenati appunto da Roccati in questa scuola calcio, scuola portieri 1. Anche sui portieri avrei qualcosa da dire, sul ricambio... Cioè qualche, diciamo sempre 10-15 anni fa c'era un bel giro di portieri anche... sia a livello della nazionale che comunque nelle squadre più forti d'Italia avevamo dei portieri italiani buoni, adesso non è sempre così. Ci sarebbe da parlarne un giorno, di base credo che ci sono stati dei cambiamenti e rimane sempre il problema culturale. Se tu non dai la possibilità di lavorare a chi è in grado di insegnare, a chi sa quello che sta facendo, ma metti l'amico, il cugino, il fratello, lo zio, poi succede che ti trovi che la nazionale va a giocare in Macedonia e magari a 5 minuti dalla fine non è qualificata per il mondiale, e quindi è una conseguenza. Il ruolo del portiere è soltanto lo specchio di tutto quello che sta succedendo in questo sistema. Non so, finché vorremmo far finta di credere che le cose vanno bene, realmente non vanno bene, bisogna essere poi anche un po' pratici, obiettivi. E noi abbiamo creato questa associazione perché credevamo di poter mettere l'esperienza di davanti a tutto di tanti professionisti a disposizione di questi ragazzi. È una cosa che sta funzionando, sta andando bene. Avremo la necessità e bisogno di legarci a qualche grande club, perché comunque le difficoltà economiche si ripercuotono tutte verso le famiglie e quindi è molto più difficile. E grazie a
una grande collaborazione col centro sportivo di Torre Verde, siamo riusciti a fare... È vero che poi questa sera c'è anche questo connubio che non è neanche stato voluto, diciamo, grazie a questo connubio fra binomio Vincenzo, Torre Verde e Roccati si è creata noi, questa cosa bellissima. Su Bologna io ne approfitto ora... Non avete una collaborazione ora. Con una professionistica o niente? Proprio... Non hanno voluto saperne perché okay. Siamo scomodi e quindi è meglio... Abbiamo avuto dei contatti, ma non con... A Bologna abbiamo provato a allungare le mani più volte, ma... Sì, non parlo del Bologna, parlo proprio in generale anche dell'Emilia Romagna. In generale abbiamo avuto dei contatti, okay. Per dire collaboriamo con tante società straniere, il Losanna, l'Algeri, il Tirana, sono tutte società che collaborano con noi. E in Italia facciamo un po' fatica, poi magari i portieri professionisti vengono da noi ad allenarsi, però non riusciamo a trovare uno sbocco e un rapporto... con una società professionista, noi cerchiamo di dare un servizio molto professionale, di mettere tutta la professionalità che abbiamo a disposizione. Su Bologna abbiamo fatto molta fatica e colgo l'occasione della televisione per ringraziare e rinnovare il ringraziamento, perché senza la grande disponibilità di persone come Massimiliano probabilmente non saremmo neanche in vita su Bologna. Invece Massimiliano ci ha messo a disposizione, cioè, la sua struttura che è meravigliosa ed è molto utile per dare l'opportunità a questi ragazzi di fare questa esperienza, e quindi se no avremo anche difficoltà, perché su questo territorio anche le strutture si fa fatica a trovarle. Torre Verde invece ti dà la possibilità di mettere la professionalità a disposizione, facendo vivere realmente il professionismo dei ragazzi che abitualmente fanno i dilettanti. Quindi ne approfittiamo e rinnoviamo gratitudine, perché comunque ci ha sempre sostenuto, anzi. E quindi avessimo delle persone come Massimiliano probabilmente saremmo più grandi ancora, invece ci sono tantissime difficoltà, perché poi diciamo che in tutto il mondo del settore giovanile di tutti gli sport ci sono un po' di difficoltà. Noi a 4-4-2 lo diciamo già da tempo ormai, si cerca di dare, insomma, di rimboccarsi le maniche, cercare ognuno di noi di fare sempre il possibile, fare il massimo con il minimo, perché in realtà quello che si ha a disposizione è il minimo, è quello che si chiede di fare il massimo, come insomma, come devono fare anche i cantanti per ottenere il massimo, giusto? Per ottenere il massimo con il minimo. Questi sono i Morgane, questa sera c'è Pablo da noi, vi faccio vedere per quelli che ci stanno seguendo dalla diretta. Pablo, allora so che avete... Insomma, siete... Ma devi stare sempre così con il telefono. Sei imbarazzante. Quello che è fuori campo è Barbacini, lo vedete. Pablo, no, dicevamo, allora tutta l'estate avete fatto un sacco di concerti, ho visto, siete stati in giro. Esattamente, abbiamo fatto un sacco di date, abbiamo portato avanti il nostro Credi Ancora Nelle Favole Live Tour 2016. Che Credi Ancora Nelle Favole Live Tour 2016, che è quello che fa Barbacini poi in realtà. Che crede ancora nelle favole. 16, 17, 18. Bisogna saper credere a qualcosa. Esatto. Io credo nelle favole. Mai cresce. No, mai pure mai cresce. Che ci ha portato anche a vincere un bel premio come miglior band al Milano Summer Festival, che è un festival molto importante vicino a Venezia, quindi siamo molto contenti di questa cosa qui. E niente, quindi si è concluso ai primi di settembre con le ultime date, tra quale quella che mi ricordavi prima, alla festa dell'Unità qua a Bologna. E niente, quindi adesso siamo in studio e stiamo lavorando al nuovo materiale per il nuovo album, e ci stiamo preparando per una bellissima cosa, che è la finale di un talent che si svolgerà a Pescia in Toscana il 26 novembre, se non ricordo male, e che avrà in giuria dei personaggi abbastanza importanti, tra cui anche Mara Maionchi. A proposito, Maionchi, hai visto cosa è successo nell'ultimo X Factor, che c'era quel video che sta girando su tutte le pagine di quel ragazzo con i capelli lunghi che è stato scartato? Cioè è stato preso, poi scartato, ma non scartato, in onda è andato altro, cioè lui è stato preso, ha scelto, però non l'hanno applaudito, c'è stato bravo 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 bravo, poi quando hanno mandato in onda la puntata si è visto un'altra cosa, allora lui è rimasto allibito, come tutte, quindi chiaramente dopo ha fatto un comunicato. Non hanno fatto, praticamente non hanno fatto vedere che lui comunque era stato apprezzato ed era andato avanti comunque nella competizione, poi a un certo punto sarà stato anche scartato.
però... queste cose strane che succedono nei talent. Intanto saluto in quadro, nascosto dietro le quinte, il direttore, l'amministratore ci delegato che ci controlla. Adesso facciamo l'excursus musicale fashion. Valentina, allora diciamo che il mondo delle radio sta diventando un mondo importante, ma appunto radio forse è quella che comincia a diventare sempre più in voga. Sì. Com'è trasmettere da Punto Radio? Fantastico, bellissimo, per chi piace radio, nel senso che è sempre stato un mio sogno, quindi andiamo avanti, è una radio bella, radio della gente. Molto ascoltata. Molto ascoltata, quindi ci sono vari programmi, diciamo. Sì, no? Diciamo, si passa da musica, sì, un po' di sport, 60, un po' d'attualità. 70, sport, attualità. Io sono con Dan, quindi Dan Palmer Show. Quando andate in onda? Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16 e ci facciamo un sacco di risate. Diciamo che Punto Radio la frequenza è 105 per sì. chi ascolta in FM, esatto. Canale 196 del digitale per chi magari in caso che ha da fare qualcosa e tiene la TV in sottofondo. Lo streaming tuo oppure anche suo. PuntoRadioTV.com esatto. E diciamo che intanto saluto Tiziano Titti Tabacchi. Diciamo che la cosa importante è che la musica e lo show con Dan Palmer non sta assolutamente mancando. No. Anzi, adesso credo che abbiamo un riscontro positivo, nel senso che come coppia ci troviamo benissimo e andiamo avanti, insomma. Ma tu, Vale, l'avevi già fatto oppure la prima esperienza radiofonica? Una via di mezzo. Diciamo che ha passato delle selezioni importanti. Esatto. C'è stata una settimana di casting qua a Punto Radio. E le ha superate, dai. Chi era il talent? Cioè, non io. C'è stata una settimana di casting. Sono stati un gruppo di ragazze, anche un gruppo di ragazzi molto giovani, tra le altre sì, cose. Esatto. E ci sono state delle nuove entrate importanti. E poi voglio dire una cosa a tutti quelli che ci seguono. Punto Radio, da adesso a dicembre, non perdetela di vista, ascoltate perché tante novità. Ci sarà una, a parte che ci sono Veronica Malandrino tutte le mattine, adesso inizieranno a trasmettere, a parte questo che è già una cosa importante anche questa, ma soprattutto ci sarà una conferenza stampa fra un po' e verranno annunciate delle cose incredibili di personaggi stratosferici che saranno appunto radio, quindi io ve lo rinnovo, sia chi è partner commerciale con Punto Radio, sia chi lo vuole diventare, chi è abituato a seguire le trasmissioni di Punto Radio, continuate a seguirci, ma state molto attenti che stanno per arrivare delle persone molto conosciute in tutto il mondo. Qui lo dico e qui non lo nego. Non lo posso negare, perché poi oltretutto 442 siamo abituati a dare un po' le notizie sportive, le notizie musicali, le notizie in generale, ma questa qui sarà una vera e propria bomba e mi fa piacere soprattutto chi ha creduto in Punto Radio commercialmente, chi ci segue tutti i giorni, chi fa la pubblicità, perché vedrete quello che succederà. Già abbiamo dei 65-70 mila. Oh, mi hai già convinto anche a me, te lo dico. Punti d'ascolto, abbiamo dei punti d'ascolto con dei numeri veramente alti. Secondo me, dopo queste due o tre conferenze stampe che lasceranno di stucco una buona parte della città e di tutto l'emisfero radiofonico e televisivo, dopo mi sa che un giro su Punto Radio ce lo fate tutti. Molto non volentieri. Solo per lo sport, non solo per la musica, ma anche per il fashion e qui mi collego il fashion. Gli è partito un dente. Qui mi collego. Salutiamo con la nostra anche Giuseppe Borgia intanto. Blogger. Barba non mi no, oggi è partito tutto. Con la nostra fashion blogger Diana Bartolomeo. Diana, allora ti vedo, a parte che sei molto fashion oggi, le tue scarpe sono state molto apprezzate. Grazie. Anche nella prediretta. Sì, dei sì. messaggi prima. Complimenti, davvero. Come va? Ma come procedono i tutorial? Bene, sì, come sul va? Mio canale YouTube, sì, potete trovare come Diana Bartolomeo e ultimamente sto pubblicando anche outfit, quindi look particolari. Outfit. E look, ecco, per quest'autunno. Ma so che c'hai moltissimi iscritti, ti segue un sacco di gente. Sì, sì, sono contenta perché comunque sto vedendo comunque... C'è riscontro, sì, vero. Sì, riscontro anche in questi giorni. Vorrei farlo anch'io, comunque. Il fashion blogger. Dai, tu ma sei, ci sei. Allora. Anche tutorial di make-up. Ma anche quello sulla timidezza, dai, molto interessante, sì, sia per ragazzi e ragazze, video, non per ciaccio, sì. Però. Ho fatto un video proprio recentemente su come superare la timidezza. E comunque ho ottenuto un buon riscontro, perché comunque è un argomento che comunque brava. Interessa tantissime solo per le donne o vale anche per i maschi? No, l'ho fatto proprio a sia 360. Per donne che per uomo.
Quindi tu sei esperta anche di gestione delle emozioni in diretta, diciamo, nella vita di tutti sì, i giorni. Sì, perché io sono stata molto, molto timida in passato, quindi io l'ho superata, insomma, la timidezza. Diana l'ha superata, noi ancora no. L'ha superata, probabilmente. Ho superato la prova. Anch'io l'ho superata. Penso che sia comunque un argomento molto... insomma, sempre di attualità, sia per i giovani che comunque per Chanel Dea. Sì, Chanel Dea. Chanel Dea, andate a fare un giro, dopo hai portato delle cose da sì, vedere. Sì, ho portato anche dei look, le tendenze, in questo periodo ci saranno delle cose curiose che già vorrei vedere qualcosina, se dalla regia siamo pronti, sono curioso secondo di vedere. Me siamo queste, già. Ecco, c'è già qualcosa. Ecco, queste sono le ballerine di un noto marchio, ecco. Che sono molto 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 di tendenza tra proprio le it girls del momento e sono da indossare con il tutù, ovvero con la gonna in tulle. Quindi ritornano? Sì, queste sono particolarissime. Intanto saluto Ricky sono... Dalanese che mi dice faccia da casting. Se la ride. Poi ecco la prossima foto, vediamo, ecco anche questa è la tendenza appunto, che ho portato. Cioè, questa diciamo che è una ciabatta in realtà. Sì. Però è simpatica, sì. questo fluo che... No, ma si indossa proprio per uscire, insieme alla moda pigiama, ce quindi questa è proprio... Sì? Ce l'ha anche Ciaccio, al di là del fashion. Io non le ho allora, beh ce l'avete tutti, non ce l'ho io ancora. Infatti poi ho portato anche la moda pigiama, se c'è la prossima foto, che... vabbè, questa è un outfit col chiodo in pelle, sì, che questo è uno degli outfit autunnali. A proposito di chiodi in pelle, quei chiodi lì da Sitelli vanno via come il pane, ve lo dico. Infatti la moda è questa adesso. La moda è questa, infatti ormai non è più. Sì, esatto. Chiodo in pelle e chiodo bomber, sì. Tulle, esatto, bomber. E poi, come dicevo prima, la moda pigiama, che adesso quando... Ecco, questa. Qui abbiamo il Barbara d'Urso che indossa appunto un cioè, simile pigiama. Cioè, andate in diretta col pigiama? Sì, ma è proprio la beh, moda allora pigiama. Allora a me me la menano che vado in giro col pigiama. Sì, lo stile accappatoio. Io ho lanciato moda. Pigiama. È vero, no, no, ma non di solo sera. Lei, perché comunque anche Chiara Ferragni, la famosa blogger, ma anche star del cinema... E poi ecco, sì, questo ecco, è il chiodo abbinato alla gonna in tulle, sì. E no, stavo dicendo, comunque la moda pigiama è un nuovo trend, proprio da indossare per le occasioni formali e da donna da indossare con il ecco, non mi raccontare tutto, ve lo dico anche voi a casa, la moda pigiama, io l'ho lanciato già da 7-8 anni fa, qui vengono fuori quei pigiami. E dopo continueremo a vedere delle altre immagini, adesso andiamo un po' in pubblicità, torniamo subito che abbiamo un sacco di cose da dire ancora, state lì. A fra più. Movida87.com. Maresca e Fiorentino S.p.A. concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino. Via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 9811. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Da 3 generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza.
La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. È bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Tornando a parlare un po' di calcio, prima di parlare di calcio volevo ricordare, volevo dire qui in diretta dagli studi di Nuova Rete e al programma 442 al presidente Steve Fabiani, che poteva anche fare una cena per la pensione, poteva invitare Mattia e tutti i ragazzi. Ecco, volevo aggiungere questo, ci sono anche altri che ti fanno gli auguri e i saluti in diretta per il tuo pensionamento. Ciao presidente Fabiani. No, torniamo a parlare di calcio, appunto. Barbacini, ci sono delle notizie che poi le voglio parlare con oggi che c'è stata una conferenza stampa improvvisata di Fenucci alla presentazione della Saputo School Cup, che è un torneo fra le scuole di Bologna e Montreal, e le vincitrici si dovranno incontrare o a Bologna o a Montreal a seconda dei vari anni. E Fenucci ha detto che il Bologna ristrutturerà il Dallara, questo è, non c'è un piano alternativo alla ristrutturazione del Dallara. Seconda cosa, oggi pomeriggio c'è da segnalare una festa allo stadio di tutto il settore giovanile. In questo momento stanno là sfilando tutte le squadre al Dallara, seguirà una cena con l'amministratore delegato Fenucci e alcuni giocatori del Bologna. Quindi è un'iniziativa per fidelizzare, diciamo, sempre di più anche tutto il settore giovanile del Bologna. Roccati, diciamo che comunque il Bologna, bene o male, si sta muovendo abbastanza bene con questo ponte con il Canada per cercare di portare dei giocatori, se nel caso ce ne fosse. Ma non è tanto di giocatori, è idee, sta portando idee il Bologna più che altro dal Canada. Sì, no, le idee sono buone, poi un pochino vanno concretizzate, un pochino bisogna essere pratici. Il Bologna a livello nazionale è il terzo, cioè è indietro, non arriva mai nelle Final Eight, non arriva mai nelle competizioni importanti, quindi questo è un segnale che nella crescita di un percorso giovanile è indietro, perché purtroppo poi i dati, è anche vero una cosa, che una parte dei contributi che la FIFA dà alle società che fanno le competizioni europee deve essere assolutamente investito nei settori giovanili, e quindi al Bologna manca questa risorsa. Però penso anche che in questo momento non sia una questione economica, perché da quando è arrivato questo presidente tante problematiche che prima forse erano problematiche reali sotto l'aspetto economico adesso non ci sono, e quindi ora non ci sono più scusanti. Certo, ma infatti comunque se tu guardi, esatto, sto per dire, adesso, ci sono squadre, anche la primavera ha fatto 3 su 3, l'Under 17 ha fatto 6 su 6, per cui sono squadre che piano piano possono venire fuori. Ci sono alcuni giocatori di prospettiva, chissà se un domani magari lo possiamo vedere anche in primavera o in prima squadra. Certo che, come dice Roccati, per arrivare per un salto di qualità ci deve essere anni e anni di programmazione, che il Bologna sta pagando anche per le gestioni precedenti. Certo, questo discorso. No, ci sono tutte le attenuanti. Si sono trovati una gestione precedente un po' faraginosa, diciamo. No, non è una. Diciamo che tante. Diciamo che Corvino, secondo me, aveva avviato un progetto, però se cambi continuamente chi guida la carrozza, probabilmente queste soste non fanno bene, perché quindi per fare un progetto a lunga durata bisogna, soprattutto a livello giovanile, ha dimostrato che non si può lavorare con dei progetti annui, ma i cicli sono di almeno 5 anni di lavoro, quindi bisognerà trovare qualcuno che si prenda in mano questa responsabilità con un progetto, che la porti avanti, la coltivi con le competenze adeguate, e poi credo che se storicamente il Bologna abbia sempre avuto dei settori giovanili importanti,
ora più che mai, visto che le risorse economiche non mancano, non abbia problemi a tornare a quello che era. Ecco. Ci vuole del tempo, assolutamente. Quello certo. Ma è un livello alto di, diciamo, di settore giovanile a livello nazionale? A Bologna con il rugby si può raggiungere? Diciamo che fondamentalmente quello che manca è l'apporto degli allenatori di livello nelle basse categorie. Cioè, basse categorie intendo che allenatori che possono allenare quella che può essere la UEFA nel calcio, che da noi può essere un allenatore di terzo livello, dovrebbero cominciare ad avere anche, non dico la modestia, ma la possibilità, perché certe volte è anche economica l'offerta che può dare la società e che non include quindi praticamente il ritorno con l'allenatore, di poter portare allenatori importanti ai livelli di bambini, ragazzi, giovani, e all'interno delle scuole, se cominciasse qualche giocatore che avesse ancora una risonanza di gioco, cioè un risvolto di giocatore che ha appena lasciato i campi, e che diventasse un ambasciatore all'interno della scuola, sia come insegnante, come educatore, diciamo, già si potrebbe cominciare a pensare che il livello giovanile cresce. A Bologna sta crescendo molto. Abbiamo qualche giocatore che si è avvicinato alle nazionali giovanili? Non è questo il problema nostro, vero. Il nostro problema è dare un'enorme quantità di giocatori ai risvolti delle nazionali giovanili, perché c'è bisogno di molto materiale, perché noi consideriamo che per ogni un giocatore che può arrivare a un certo livello ce ne devono essere almeno una selezione di 200 dietro. Quindi la proporzione è 1 a 20 noi coi paesi anglosassoni, quindi possiamo pensare di cosa diciamo. Ecco, tutto qui. Poi ci vogliono campi, strutture e insegnanti nelle scuole che ci aprano le porte, sia nel calcio che nel rugby, nella pallavolo. Discorso. Bisogna un pochino anche che ci sia collaborazione negli istituti scolastici. Posso fare una domanda? Allora, alle recenti Olimpiadi è stato introdotto il rugby a 7. Non è rugby, è rugby a 7. Volevo dire, ma perché? Non è un rugby. Esatto, infatti. È molto più veloce, chiaramente, non perché dura rugby. Pochissimo la partita. No, io vorrei dire questo. Alle recenti Olimpiadi hanno inserito il calcio a 5. Bene, allora giochiamo a football. Non è lo stesso sport. È paragonabile. Cioè, sì, non sono lo stesso sport. Calcio, c'è un pallone certo. Che però, ha la stessa però, forma. Adesso io non sono espertissimo, però il rugby a 7 è giocato in un campo grande come rugby a 15. Sì. Mentre il calcetto, chiaramente il calcio a 5, sì, è un campo molto ridotto. Esatto. Usano tutti perché ha fatto una cosa del genere? Perché fondamentalmente diciamo che allenandosi per reparti, perché nel mondo il rugby professionistico si gioca a 13, mentre il rugby, quello tradizionale, diciamo che poi i soldi ormai li prendono anche nel rugby 15, si gioca a rugby 15. Difatti molte volte giocatori di rugby a 13 della Union League non potevano entrare nei nazionali di rugby a 15 perché venivano additati per professionismo. Il rugby a 7 già lo spiega, cioè nasce per l'allenamento di alcuni reparti di giocatori che hanno sviluppato un certo tipo di gioco per acquisire quella handling, la manualità per il gioco del pallone, e da qui ne è nato uno sport. Però fondamentalmente già si capisce che in uno sport dove ci stanno in campo 15 e 15, 30 giocatori, farvene giocare 7 e 7 e 14, già si capisce che non può essere lo stesso sport. Ecco. La sostanza è questa, sì. Anche i ruoli non ci sono. Sì, quello uguali. Che mi domando è perché usano il campo grande come il campo a 15, questo è il discorso. Perché non... fondamentalmente come si fa a mettere due porte uguali in una linea di meta uguale al raggiungimento dello scopo in un campo più piccolo? Non avresti più quella fisicità che è tipica del gioco del rugby, che usa oltre che i piedi anche le mani. Perché non dimentichiamo che quando l'uomo scese da cavallo, lo sport two foot a piedi venne diviso tra quelli che potevano andare a cavalli ricchi e quelli che dovevano andare a piedi, e negli sport che si usavano i piedi, quelli usati con le mani erano un pochino di più i favoriti, perché la gente sapeva usare le mani. Ora invece è diventato più famoso il calcio perché fondamentalmente è più semplice a prima vista l'apprendimento del gioco. Però lui giocava anche con le mani. Difatti il portiere è tutta un'altra cosa nel calcio. L'ho potuto apprendere tramite la scuola portieri che abbiamo avuto. Sono stupefatto del ruolo del portiere nel ruolo del calcio. Questo è una cosa un ruolo un po' particolare, diciamo che è unico nel suo genere. Nel suo genere non c'è neanche nel rugby, diciamo, un ruolo come il portiere. C'è l'estremo, diciamo, però ogni ruolo... Cioè l'estremo è l'ultimo, è il 15, è l'ultimo, quello che dice l'ultimo chiude la porta, pazzi, con Nick Carter.
Sì, è l'ultimo giocatore che dovrebbe chiudere i ranghi o ricucire comunque i settori di gioco che vanno però per linee orizzontali, non per linee verticali, cioè dalla destra alla sinistra. No, sai cosa ti volevo aggiungere, Tana, che mai hai lanciato un bel argomento, l'ultimo chiude la porta, Super Gulp, diciamo che si è creato un nuovo gruppo che è partito da Altedo, da Mattia, da Il Trucciolo, c'è questa maglia che avevo addosso io oggi, che è molto carina, c'è la banda di Nick Carter, hanno fondato questo nuovo gruppo. Nick Carter, oltretutto, c'ha i pois della maglia che ha fatto Federico Contatto, Ballandi di Contatto, e questo è un po' il logo di questi Super Gulp, che l'ultimo appunto chiude la porta. Così ci siamo collegati con un sacco di discorsi. Saluto tutti i ragazzi del nuovo gruppo di Mattia, che anche loro ieri erano al palazzo in sofferenza. Sai che non ho capito niente del tuo discorso? No, non lo so, l'hai incrociato così? La chiosa. Stai attento. Ah, ok, basta, forse ho perso dei dettagli. Te sei lì che pensi, chissà cosa stai pensando, bisogna che stai attento. Non hai capito la storia del Super Gulp, sì, la maglia, c'è una maglia, hanno fatto sto club, c'è Nick Carter. Sulle diete, così dopo ne parliamo. Va bene, continuiamo ad andare avanti. No, volevo dire, questo nuovo pezzo che gira dei Morgana. Allora, abbiamo pubblicato recentemente un videoclip sul nostro canale YouTube che diciamo racconta un po' l'esperienza che abbiamo avuto quest'estate a Imola in Musica, presentando questo nuovo pezzo che si intitola Fermi Tutti, ed è un pezzo appunto che non è all'interno dell'album Credi Ancora Nelle Favole, però che è un pezzo che proponiamo sempre nei nostri live. E che se dalla regia portato... siamo pronti, io lo vorrei anche vedere, se dalla regia così l'ascoltiamo tutti insieme. Ecco, guarda. We'll be right back.
Grazie! www.morganaband.it. Esatto, è il nostro sito ufficiale dove si possono trovare un po' tutte le news e tutte le informazioni che ci riguardano. Voi siete una bella band, ho visto, voi siete super organizzati, avete anche molte date. Cos'è che secondo te manca? Cos'è che ti vorrebbe per fare il salto, fare quel, come nel calcio, come diceva Roccati prima, qualcosa per fare un passo in avanti importante? Beh, la passione quella c'è e c'è tutto. Quello l'abbiamo visto. In realtà adesso mancano un po' gli spazi che si mettono a disposizione, specialmente per chi fa musica inedita, tra virgolette. Quindi noi facciamo brani nostri, portiamo avanti la nostra musica, i nostri testi, le nostre parole. E niente, viene sempre, diciamo, spesso favorita la musica di chi fa cover, di chi fa comunque tributi ad altri cantanti che sono già famosi. Però dai, noi facciamo la nostra parte, quello che cerchiamo di fare sempre di più. I coveristi sono tornati fuori, impazzano i coveristi. Esatto, impazzano i coveristi. Detto questo, mi collego al fatto che adesso stiamo entrando in studio anche noi a fare una cover. Ecco, approfittando di questa autostrada. No, adesso non anticiperei ancora niente. Comunque è una cover che probabilmente uscirà nella prima parte del prossimo anno come singolo e che è strettamente legata alla città di Bologna. Quindi per il momento ce la teniamo ancora. Tu potresti ancora farci lì un pezzo rock che cantiamo io e Ciaccio come sigla nuova di 442? Guarda, volentieri. Sul palco ci dobbiamo andare io e lui. Lancia. Vabbè, il testo. Quello è il minimo. Te ci lanci, ci stai dietro, dopo noi la mettiamo come sigla, una roba che dura un minuto, capito? Io gli faccio. Guarda, guarda che ci si può lavorare. Perché tanto con la musica rock si nasconde un po' la nostra tristezza. Sì, infatti, perché siamo stonati come però una campana. Però io sul palco, io un po'... La presenza, i sorrisi, dai. Io faccio il personaggio serio. Non hai apprezzato serio la sigla, ho visto che non era... No, la sigla ciao, ha reso, cioè non è che... Ha già dato. Non è che questo è il discorso, capito? Poi ciao non va mai via, allora... Esatto, sempre qua. Andiamo a comandare, dai. Sempre qua, va bene, adesso ne riparliamo. Un altro argomento che, diciamo... Intanto la regia prontamente... La regia non perde un colpo, questo è il sito... Sì, è il sito dove abbiamo un po', cioè, un po' di nostra storia, di... La biografia... Dove, volendo, si può anche acquistare l'album Credi ancora nelle favole, che è... Viene scaricato, viene acquistato, sì. Sì. Adesso si può trovare sia su iTunes da scaricare. Adesso viene anche ascoltato molto su come si chiama? Spotify, per esempio. Sì, da sempre. Quindi è un po' su tutti i canali disponibili. Quindi chi, per i nostalgici come me che vogliono la copia fisica del CD di qualsiasi cosa. Invece ci si può contattare tramite il sito. Sì, che la copia, diciamo, come il vecchio vinile, adesso il CD ha preso un po', avere in casa sia il CD che il vinile è sempre un bel ricordo, è un qualcosa da collezionale molto molto importante. Prima di andare a avvicinarci al discorso Lazio, perché domenica appunto ci sarà, ci sono anche dei messaggi, si chiedono come faremo, sì, senza Zemaili, sì. Volevo chiedere a Valentina, allora, diciamo che nello sport, ma nella vita di tutti i giorni, molto importante è l'argomento alimentazione. Mi piace ricordare agli amici che sono a casa che tutti noi basta avere un po' di buona volontà e mettersi un po' in riga, perché siamo, esatto, anche, diciamo, nell'epoca alimentazione, palestra, qui insomma siamo Fidenza era anche a San Donnino, 2 settimane che si è magnato, sì, sì. La capelletti, non tortellini, no, io sei nascosta, io 3 giorni i capelletti, però dai, c'è una buona digestione, sì, ma non mangia mica, avrà fatto la cameriera, sì, lei si nasconde, ma no, dopo vai a camminare, smaltisci, dai, scherzi. Invece la Valentina noi non vi facciamo vedere le foto, chiaramente, no, per vabbè, privacy, per lei. No, però Valentina, lei no. tre anni e mezzo fa, circa, pesava 100? 100 kg, 101, ho perso 50 kg in 3 anni, solo con la forza di volontà. E... Li ho trovati io. Ok. Grande costante. Volevo dire che con tutte le diete che vanno oggi a fasi, quindi la Scars Day, la Dukan, mille diete, abbiamo quella famosissima che adesso va in televisione del dottor Lemme, dove si mangiano bistecche... Sì, c'è di tutto. Sì, c'è di tutto, insomma, la famosa, che poi è la vecchia dieta Atkins, dove mangiavi solo proteine.
Io credo che l'alimentazione sia costanza, imparare a mangiare bene, non privarsi di nulla. Io ho perso 50 kg mangiando comunque il mio pane, la mia pasta, il secondo e sempre la verdura. Ci vuole costanza, non si fanno gli aperitivi, oppure se ne fa una settimana, si mangiano, diciamo, gli extra una volta ogni tanto. Un po' di tutto, diciamo. Un po' di tutto, di esatto, tutto, ma non si può fare delle diete estreme, questo lo ribadisco, non si può mangiare solo carne, solo pasta. E bisogna mangiare tutto con costanza, si arriva a... Quindi hai limitato le quantità. Ho limitato le quantità e ho limitato anche il cibo sporcizia, nel senso... caramelle, cioè, patatine, hamburger. Cioè. L'hamburger lo mangiavo, però lo mangio in modo diverso, cioè lo mangio senza salse, non so, con la sottiletta, cerco insomma di non privarmi di nulla e poi comunque, la mia non è una dieta, è un modo, cioè è proprio, sono andata dalla nutrizionista, esatto. Alimentazione sana. Alimentazione sana, quindi solo per fare un esempio, tre anni fa avevo tutti gli esami sballati, quindi senza neanche una medicina io ho riportato nei range tutti i miei esami del sangue, quindi insomma darei un consiglio. Il colesterolo, tutte le cose nel... Tutto, avevo addirittura perso tutto il ferro perché avevo praticamente mangiando molta panificazione, quindi pizze, fai un aperitivo, mangi patatine, lì di proteina c'è poco, quindi il ferro andava sempre più giù, io solamente con l'alimentazione sono tornata... Sì, diciamo che le situazioni che ci sono nella vita di tutti i giorni, che ci sono in giro, sono le più svariate. Una di quelle che può aiutare comunque la costanza e mangiare quello che praticamente da una vita si dice che poi è sempre la famosa dieta mediterranea. Esatto. Quello che abbiamo qua noi, le cose di stagione, le cose principali, senza abusare di niente, questo in molti casi aiuta. È chiaro che non è sempre così, ci sono delle persone che hanno altre situazioni, persone che hanno bisogno di medici, persone che hanno bisogno di medicine, c'è bisogno di un po' di tutti. Diciamo che in molti casi una sana alimentazione, che è quella che bisogna insegnare nelle scuole subito ai bambini e alle bambine, che Scusa Ciaccio, nel senso che quello che ho fatto io proprio è il mangiare che danno le nutrizioniste ai bambini a scuola, nel senso che danno il piattino con il carboidrato, la verdura e sempre la proteina. Quella era la mia dieta ed è il modo che dovrebbe essere di mangiare di più. Ma è abbinato anche attività fisica comunque? Sì, sempre però passeggiate. Io non ho fatto palestra, quindi se una persona cammina mediamente mezz'ora al giorno, che sono quei 5.000 passi, 6.000, insomma... mediamente o hai la fortuna di avere un fisico come Rocati io tra l'altro la fortuna di avere la pelle, questo mi ha detto la dermatologa, che ha del collagene, quindi c'è chi perde 50 kg e ovviamente butta giù. Quella è anche natura, quella è natura, quindi io vabbè ho avuto anche un po' quella fortuna lì, però insomma l'attività fisica è sempre ben accetta. Ovviamente se fai della massa magra, cioè massa magra, vai in palestra, fai il muscolo, quindi bisogna vedere cosa si vuole dal proprio fisico. Io ho camminando poi si muove tutto, c'è anche walking, adesso muovi braccia, muovi gambe, insomma c'è un po' di tutto, quindi diciamo che è importante non strafare. Non strafare, abbiamo toccato questo argomento perché molta gente mi chiedeva, sono arrivati messaggi, chi conosce Valentina, come era prima, come è diventata dopo, abbiamo raccontato un caso di una situazione che conosciamo, poi magari ce ne sono centinaia di migliaia nel mondo, questo lo dico, lo sottolineo perché noi non siamo... assolutamente depositare nessun tipo di verità, è un racconto di una persona che volutamente un'esperienza ci ha raccontato la sua esperienza e sappiamo benissimo che ci sono tantissime cose che non sono tutte uguali, era per fare un racconto di un'esperienza con una persona qua in studio con noi, questo lo sottolineo per evitare che nascano magari polemiche su quello che riguarda, perché tutto quello che è lecito secondo me si può comunque parlarne, poi ognuno di noi, con l'aiuto dei medici, dove c'è bisogno, delle medicine, dove c'è bisogno, chiaramente con gli esperti si può avere, ottenere tutto. Ciaccio, abbiamo dei messaggi, allora la cena la dovete offrire voi al pensionato. Il pensionato si ribella, dai. Il pensionato si ribella, saluto Steve, beh, ti offriremo anche la cena, tanto almeno quello. Mangerà una pastina in brodo. Una pastina in brodo te la possiamo offrire. E poi ancora chi giocherà appunto domenica senza Castaldello, Zemailli, Destro, eccetera. Allora, Bologna ha una rosa abbastanza ampia, deve solo recuperare, deve vedere se può recuperare Sadiq o... far giocare Sadiq al posto di Destro, per Castaldello giocherai con Omu, quasi sicuramente, o Elander, perché sta venendo su molto bene Elander, però Elander è via con la nazionale, per cui probabilmente giocherai con Omu. Quale nazionale? Il svedese. La sua. Mentre al posto di Zemailli, potrebbe esserci l'esordio al primo minuto di Don Sa, se recupera dagli acciacchi continui che ha,
oppure gioca, potrebbe giocare anche Rizzo. Ma se no, Barba, anche questo Okonkwo che sta facendo molto bene in primavera, Okonkwo, già 3 gol in 2 partite, non Okonkwo, è pronto, Okonkwo, è un anno in meno di Sadiq. Roma, con la Lazio. No, non con la Lazio, però questo dopo col Sassuolo dicono che in prospettiva. Sia veramente un bel giocatore, dicono che sia veramente un bel giocatore, è un giocatore che viene anche loro, da, anche lui viene dall'Accademia di Abuja in Nigeria, esatto, dove viene sì, praticamente della stessa, Sadiq, stessa di data, è un anno in meno. Poi sai, troppo anni, molto però in prospettiva. Di prospettiva. Abbiamo sì. Prospettiva di la Lazio con la Roma, le difficili. No, dopo il Sassuolo, dopo però. Avvocati, Zanardi. Volevo aprire una parentesi. Io guardavo il calcio di Serie B. Ho guardato ultimamente. Mi sembra che sia un calcio un po' più divertente di quello di Serie A. Cioè, a parte proprio il livello dei giocatori, che ovviamente deve essere differente, però la velocità del calcio della Serie B in Serie A la trovo differente, se non nell'atletismo degli atleti. Cioè, c'è sicuramente una classe superiore negli atleti in Serie A. Ma il calcio in Serie B mi diverte come vedere giocare il calcio britannico o il calcio inglese nella domanda specifico. Domanda a Rocchiati, che l'ha fatta. Vorrei chiedere, perché io ho visto molta più affinità in un calcio in Serie B e più futuristiche in un calcio nostro italiano che non nella Serie A. Ecco, io volevo fare... Senti cosa ha detto, ripeti la voce alta. Lui ha giocato sì, tanto in A e poco in B, però era un altro sport. La Serie B è un altro sport, purtroppo è così. C'è ancora calcio, vuoi dire? Non capisco, no, perché, allora, ignorante proprio. Facendo questa premessa, che poi ora sembra anche facile voler aprire questo tipo di polemica, perché comunque va tutto avanti, però il calcio in Italia ha avuto una parabola a andare verso il basso, quindi... Che momento, cioè qual è il periodo secondo io te? Io credo che il 2006 sia stato determinante, perché la vittoria dei mondiali, ma non è solo la vittoria del mondiale, è stato lo scandalo, sono stati ammessi a posto i bilanci delle società che fino a quel momento il Bologna penso che abbia pagato duramente, in sì, maniera anche forse poco corretta, sì, perché a quel povero presidente Galzoni quante ne erano combinate. Sì. Sì. E credo che il Bologna sia l'esempio di come le ingiustizie in Italia abbiano provato a sistemare il calcio, penso che abbiano pagato in pochi e comunque da quel momento lì hanno cercato di mettere a posto l'economia delle società, che fino al 2004-2003 era tutto aleatorio, era tutto cartaceo, dopo invece hanno voluto vedere i conti. Mettendo a posto i bilanci, le società di calcio sono diventate aziende. Di conseguenza noi che avevamo un patrimonio importantissimo negli anni 90, perché comunque arrivavano soldi dalle televisioni, arrivavano soldi contributi dagli sponsor, arrivavano soldi un po' dappertutto, in quanto avevamo tante squadre che facevano le coppe europee e quindi di conseguenza avevamo tanti soldi da gestire e da investire per poter portare i migliori calciatori. Da lì diciamo che è stata un po' colpa di tutti, non abbiamo reinvestito negli stadi, tant'è che non abbiamo stadi adeguati, non abbiamo probabilmente, non siamo stati bravi a far crescere i settori giovanili perché abbiamo pensato di coltivare gli interessi, forse a livello giovanile sono stati portati troppi giocatori inadeguati, cioè sono una serie di tanti errori che non hanno permesso al calcio di crescere, come invece in Svizzera, in Belgio, se uno va a vedere l'Anderlecht è una società che ha investito tantissimo nei giovani, il Losanna è una società che ha investito tantissimo nei giovani, in Spagna non ne parliamo, in Spagna ci sono almeno 20 società che hanno investito nei settori giovanili, in Italia non ce n'è neanche una che ha investito nei settori giovanili. Anzi, i giocatori di una certa età li mettono in Serie B, che sembra... E quindi la Serie B, il calcio, è più divertente da vedere, ma sembra indipendentemente dalle meno... capacità dei singoli, diciamo. Sembra perché c'è meno calcio. Probabilmente, sembra quasi che sia un calcio più equilibrato, quindi diciamo che c'è più competizione tra le squadre. Le partite sono un pochino più aperte. Si ribaltano i risultati, ho visto anche ieri. Sì, sì, quello succede. Beh, in Serie B c'è meno atletismo, chiaramente, però, del giocatore, ma c'è anche meno tatticismo. Però se parliamo di qualità, poi... Qualità no, la qualità è nettamente inferiore. I migliori sono gli over 35, i migliori. Se noi pensiamo che il calcio, la squadra più vecchia del campionato, è la squadra che è di un piccolo centro... perché fa 4.000 abitanti,
È Chievo Verona, la squadra più vecchia del campionato è il Chievo Verona. E se pensiamo che è una squadra che è strutturata in un centro più, ed è la squadra più vecchia del campionato ed è quella che riesce ancora a mantenersi, perché con questi giocatori comunque fa sempre un campionato da medio-alta classifica, vuol dire che non siamo tanto bravi, quindi vuol dire che il campionato ha preso una piega verso il basso notevole, perché comunque ci sono club come Inter, Milan che investono comunque tanti soldi che non riescono più a ritrovarsi, hanno perso un po' l'orientamento, poi hanno tante vicissitudini, però la Fiorentina stessa ha un debito esagerato, se si pensa che i Della Valle erano i promotori di questo risanamento nel calcio, no? Dei bilanci, avevano preso anche una società gestita male. Andiamo a giocare a Roma con una Lazio che, se andiamo a vedere i bilanci, vorrei capire dove sono. Il bilancio della Lazio mi piacerebbe. Sì, quello è l'unico che non si riesce ad avere. Quindi, io vedo anche le società di calcio che si strutturano con questi centri sportivi anche a livello sanitario, medico, no? Hanno degli impianti che farebbero invidia anche degli ospedali civili. E fondamentalmente arrivano i giocatori che hanno il loro preparatore atletico, il loro nutrizionista, il loro psicologo, cioè praticamente spendono una quantità enorme di soldi e il giocatore arriva già con un suo staff, quasi quasi converrebbe solo farli giocare, ecco. E poi converrebbe solo farli giocare. C'è da dire che il Bologna in questo è stata la prima in Italia a coltivare il benessere fisico del calciatore, del giovane calciatore in generale, sì. I giocatori, infatti, quelli rovinati arrivano. Venga, se Balotelli l'avessero portato a Bologna, io sono convinto che qui l'avrebbero rilanciato, o smetteva completamente, forse, o lo rilanciavano in quello maniera che mi ha sempre detto da perché qua. Comunque il Bologna ha uno staff medico che è quello da 30 anni ormai e di primo ordine da 30 sono sempre anni. E quindi questo loro in questo sono i numeri uno, tant'è che arrivano da tutte le parti, ma anche da più sport, da più sport e da tutte le parti. Allora, intanto, prima di salutare Barbacini, voglio salutare Emanuela Cioni, Lela Cioni, che mi saluta dal corno delle scale dove sta nevicando. Quindi sì, le Dolomite mi abbiamo male. Sentito la temperatura oggi si era abbassata, a quest'ora sta nevicando al corno delle scale. Saluto Lela Cioni e la ringrazio per i suoi occhiali dall'ottica Zolli. E poi voglio salutare Barbacini. Ci vediamo lunedì prossimo. Barbacini. L'ottimo. Ci vediamo lunedì prossimo e con 442 ospiti, chissà. Chi lo sa. Adesso noi andiamo in pubblicità. Barbacini ci saluta, ci vediamo subito dopo. da87.com. Amici di Radio Sportiva, una grande notizia! Quasi 1 milione di ascoltatori ogni giorno ascoltano Sportiva! 988.000 grazie per questo straordinario risultato. Indagine Radio Monitor di Eurisco, l'unica riconosciuta da clienti e agenzie nazionali. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati, con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34. www.officinamondialcar.it.
Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Il supermercato Palma al centro commerciale Danieli di San Posidonio è ancora più conveniente. Se questa settimana vieni a fare la spesa, avrai un pranzo gratuito. Eh già, martedì ti regaliamo la pasta, mercoledì la passata di pomodoro, giovedì il pane, venerdì il dolce, sabato la frutta e domenica il vino. Da noi troverai anche una miriade di articoli a meno di un euro e altri sotto costo. Centro commerciale Danieli, supermercato Palm a San Posidonio. Qui i veri affari si fanno insieme. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Radio Italia, anni 60. Giovani emozioni. Little darling, it's been a long cold lonely winter. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Radio Italia, anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. Rieccoci in studio, prima di passare di nuovo a parlare di calcio, Diana, allora continuiamo a parlare un po' di fashion. Sì, ecco, dicevamo della moda pigiama. Moda pigiama, che io allora dovrei che essere. Che va per la più. Che va, ecco, che è di grande tendenza tra le star. E infatti ho portato anche delle foto, se adesso comparisse la foto di Selena Gomez. Potrebbe arrivare, per perché esempio. Il regista per me la sta ingrandendo, ma fa vedere bene. No, appunto, sta no, sì, sì. Ecco, lei è proprio Selena Gomez, che proprio lei indossa questo pigiama. Questo pigiama, che in realtà è proprio un outfit, ecco, diciamo, non è un pigiama reale, però ecco, lo indossa per uscire tranquillamente con un tacco bello alto e pigiama e tacco 12. Se l'indossa lei, dai. Diciamo che indossava. È rimasta così, si svegliava. È comodo, quindi, dai. Esatto, per noi donne. Valentina, sì, è comodissima, ecco, anche, diciamo, un look molto comodo. Da. E ho visto anche dei negozi che ci sono dei pigiami, proprio negozi d'intimo, che secondo me si potrebbero anche utilizzare proprio anche colorati, sì, eleganti. Sì, esatto. Eleganti, sì, sì, sì. Poi, ecco, l'importante sono gli accessori, perché anche un bel tacco, una bella borsina, proprio una pochette, e si può uscire ecco, alla sera. Questo, ecco, questo è un, appunto un outfit pigiama da sfilata. Questo, anche qui vediamo il dettaglio. Rimanendo in tema. Sì, il dettaglio no, della cintura rossa. Comunque, io non ti voglio scoraggiare, ma anche io scendevo giù a fare colazione in pigiama. Cioè, quindi, già, eri già tre, ero già avanti. E non con dei pigiami così belli. Io avevo i coccodrilli, i maiali sopra, capito? Quindi la moda dalla nostra parte. Sì, ecco, quindi ero già avanti. Sì, pigiama tipo raso, ecco, diciamo, il tessuto. Questo è l'outfit da uomo che ho scelto con la stampa di Batman, che, ecco, un'altra tendenza sarà per l'uomo, ecco, indossare gli eroi, ecco, dei fumetti.
sì, che al fisico, a parte sì, che anche lì voglio dire. Ma ti metti la tartaruga davanti. Io sono già avanti. Sì, è questo, esatto, non è che non ce la vado, cioè, sì, scusa. Ma sto già facendo la puntata di lunedì prossimo. Sono già avanti. Questa rocchi me la metto già da anni. Quindi ormai, da uomo e da donna, abbiamo capito che sì, il pigiama, sì, ok, sì, per sì, uscire. Esatto. E poi, quindi anche in moda non è che si, cioè, lui non si inventa più niente, alla fine se alla vogliamo. Alla fine va tutto. Siamo noi, va, che abbiamo dato. Poi già c'è il ritorno anche, esatto, c'è anche il ritorno della salopette, per esempio. Sia la parananza sarà. No. Cioè, quello da fare i tortellini, da fare, no, la, no, una bratella su, una giù, anche questa vediamo, ecco, da uomo. Pantalone con bretelle, simile salopette. Sai che non mi viene la parola in bolognese, come si chiama? Scafandro, no, quella scafandro, che si usa per far da mangiare, grembiule, no, come cos'è? Si dice, no, pettorina, so come, no, la vuoi chiamare, allora non esiste, no, esiste. Però ti manca questo, dai. L'effetto bretelle ti manca ancora, questo, esatto, bretelle è simile salopette, però è con jeans a vita alta con la bretella e un maglioncino così sul casual da indossare. Anche questo si può indossare benissimo anche per un incontro formale di lavoro, o almeno così dicono gli stilisti. Pantaloni ascellati. Esatto. L'ascellato da stilista. Che sono poi tornati anche da donna, volendo. Esatto. Le donne, sì, mi, sì, piacciono molto perché sono eleganti e comunque, esatto, slanciano anche molto la figura. È vero. Sì. Sono tornati, sì, alle... Sì, sì, è per la donna. Ma adesso quest'inverno cos'è? Per l'ultimo dell'anno, per dire quale sarà un colpo? Le paillette, come le tutti gli anni. Anche lì, allora. Come tutti gli anni, le paillette. Io paillette, sì, me le metto ormai da anni, sono le scarpe. Le paillette, il colore rosso. Il pigiama con le paillette, sì, fantastico, dai, pensa a uscire. Vanno all'ultimo dell'anno, ci facciamo un bel pigiamone col paillettone. Ci, ecco, presentiamo così. Secondo me sareste super. Perché no? Trend. Sono i colori da scegliere. Colore delle paillette. Rosso, per forza. Fate un po' fluo che va di moda. Io starei dai, bene fluo, con delle belle paillette d'oro. Sopra il rosso, paillette d'oro sopra il rosso. E poi Enrico Diana ha fatto anche un video di recente a Reggio Emilia. Cos'hai fatto? Sì, il video musicale, partecipato. Sì, quello che ti dicevo con Oliver, presto, ecco, sarà su tutti gli schermi di Nuova Rete. Su tutti gli schermi di Nuova Rete o anche a livello nazionale? E anche a livello nazionale, ottimo, sì, sì, su YouTube, sì, sì, io farò una parte un po' particolare, ci non mi svelo anche niente. Ci sarà anche Massimiliano? No. Nei prossimi? A fare il pilone, davanti. No, dicevi? Le scarpe da uomo mi interessano. Ecco, allora, l'accessorio, la scarpa da donna, ma le scarpe da uomo. Allora, la scarpa da uomo, c'è un'attenzione, sì, forte, esatto, sulla scarpa da uomo, ho visto. Sì, allora, anche da campo, uomo il mocassino, ad esempio, è sempre di tendenza, ma anche la pantofola da uomo, tipo quelle che indossava Briatore. Senza fiori, forse. Tipo Briatore, quella, ah, quella Gatti ce l'ha la pantofola d'oro. Scusate la fanga, un attimo, non ne vedete molti in giro, ve lo dico. C'è solo quel modello lì, credo. C'è solo questo modello, ecco, qui. Questo è molto trendy perché è primo metallizzato. Sulla metallizzato, quindi, ma esatto, cioè, quando viene fuori di moda io già non ce non è ancora di moda, beh, ma lui la indossa già. No, no, ma è di moda, è di moda. Poi ci sono tutto le mie il metal. Vedi, Enrico, sì, Ciaccio, no, c'è scritto GR. Adesso va molto anche l'iniziale in tutto. La pantofola, diciamo, la pantofola invernale. Dai, fai, sì, la cappatoia con l'iniziale. La babbuccia da uomo, la stile babbuccia o che... la pappuscia? Sì, che la utilizza famosa, per esempio Briatore, ecco, quel genere. Bene, sì, abbiamo capito che ci sarà da divertirsi prossimamente con il fashion. C'è un messaggio sapere per i Morgana. Grandissimi Morgana, li ho sentiti quest'estate a Imola in piazza Matteotti. Bellissima serata, ciao Andrea, PS sempre forza, BFC. BFC. Grandissimo. Un saluto, segui, Andrea. Continua a seguire Morgana e anche vi dico di continuare a seguire il Bologna perché domenica ci presentiamo a Lazio, esatto, a Roma. Stadio dove tu hai giocato tante volte. Dopo una pausa, secondo te è la partita giusta o la partita sbagliata? Non si può mai sapere in realtà. Ma dopo una pausa, qualsiasi partita, più che altro che la partita prima della pausa non era andata benissimo perché purtroppo al di là della sconfitta ci sono stati tanti errori, oltre a quelli arbitrali ci sono stati tanti errori tecnici e questa è... Poi abbiamo guarda, Lazio, Sassuolo, Chievo, Fiorentina, ammazzata di partite. Ma sì, quello tanto bisogna incontrarle tutte, non è un problema. Io credo che rispetto all'anno scorso si è già molto avanti. In questo periodo l'anno scorso c'era uno scetticismo, si pensava al peggio, si parlava di retrocessione. Quest'anno
tutto sommato, se ti va fatta bene, puoi anche centrare un obiettivo importante come un traguardo di Coppa, se no puoi conquistarti la tua salvezza serena e tranquilla, forse molto prima di come è andata l'anno scorso. Certo che andare a giocare a Roma non è mai facile, ma non è facile dopo la sosta, non è facile dopo una vittoria in casa. La Lazio probabilmente è una squadra che è nata con mille perplessità, lo dimostra il fatto che hanno provato a cercare allenatori, nessuno ha accettato e ha preso quell'incarico. Inzaghi è stato bravo a restare, ad accettare questa scommessa, al momento la sta vincendo. È una squadra che davanti ha un trio d'attacco importante, credo che Bologna se la possa andare a giocare a viso aperto alla pari indipendentemente dalle assenze, perché quest'anno la rosa c'è, diciamo, degli altri anni. È partita lavorando su un gruppo dall'inizio del ritiro, a differenza di quello che non era successo l'anno scorso, quindi un pochino con uno zoccolo duro regresso di un anno fa, con qualche innesto hanno fatto la scelta, la politica che io penso giusta per una realtà come questa, quella di prendere dei ragazzi molto giovani, hanno investito su questi giovani, credo che in questo momento siano stati già ripagati e abbiano dimostrato di aver azzeccato le scelte. Ora c'è qualche assenza, ma non è che siano assenze importanti, hai una rosa strutturata, puoi anche cambiare modulo, quindi puoi pensare di andare a giocare a Roma con un trequartista e due attaccanti, con due centrocampisti, un trequartista e un attaccante. Cioè, hai tanti giocatori con caratteristiche varie, puoi pensare di adattare il modulo a quelle che sono le esigenze della squadra e del momento. Il Bologna è una squadra che non si può permettere di andare a Roma a fare la partita, ma deve un pochino vedere quello che una squadra come la Lazio preparerà per questa partita, perché comunque chi si deve preoccupare è la Lazio, tu devi andare là a fare la tua bella partitina. Secondo me Donadoni studierà una strategia per giocare sulle ripartenze, le qualità le hai, e poi sarà lui a valutare questa settimana chi sono i giocatori più in salute, è meglio di lui che li ha sott'occhio tutta la settimana. Non si può fare, ecco. Meglio di lui non si può fare, sta facendo anche bene proprio su tutto l'aspetto tecnico. Adesso dalla regia mi diranno quanto manca alla fine, ma secondo me non tantissimo. Abbiamo anche un'altra pausa, mi sembra pubblicitaria, che la lancio subito, così dopo rientriamo e abbiamo la parte per fare i saluti e per dire un po' tutto quello che succederà nei prossimi giorni. State lì e arriviamo subito. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. In occasione del proprio anniversario, lo storico Daniele Calzature vi aspetta a San Possidonio con le tante nuove proposte di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino. Daniele è punto vendita del prestigioso marchio Brugi. Ai piani superiori, assortitissimo reparto arredamento per la casa e con centinaia di divani in vari modelli, tra i più moderni ed esclusivi. Da sempre, Daniele Calzature è qualità a prezzi sbalorditivi. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi, con Acquabuddy Home, fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquista o noleggia Acquabuddy Home nelle migliori sanitarie e farmacie oppure al numero verde 800 821 862.
siamo vicini alla conclusione della trasmissione. Questo è l'ultimo pezzo. Valentina. Salutiamo Marco Marchesini, intanto, Borgia, tutti i messaggi che non abbiamo letto perché ne arrivano troppi. Dove sei stata questa settimana? Cosa hai fatto in mezzo all'ora? Sei stata a Torino a vedere la nazionale, sì. Sei stata a Torino a vedere la nazionale. Esatto, bellissima emozione. C'è lo Juventus Stadium, al di là di tutto, comunque un bellissimo impianto. Al di là di tutto. Ah, è vero. No, emozione, sì, con lo speaker, la musica, guarda, no. Si illuminavano. Per la musica, voglio sapere com'è la storia. Ah, entri dentro. Cosa va a vedere quella roba lì? No. Le tre ore veramente che ti introducevano a questa partita erano emozionanti. Sai che quando sì. Io sono stato quella volta che sono andato io, hanno messo un pezzo degli AC/DC, avevo una testa così perché rimbomba, c'è un impianto acustico. Infatti dice anche il giocatore di avere una carica in campo perché te la trasmette. Adesso proprio. Però li aspetto quando vengono a Bologna. Juventini. Comunque. Ma si parlava di nazionali, infatti. Massimiliano Zanardi, a Torre Verde, tutto procede, siamo vicini alla conclusione della puntata, ti volevo salutare, ci sono delle novità impellenti che le sapremo più avanti, comunque sì. Si continua a giocare, i tornei vanno avanti. Cominciano, no, più che andare avanti, cominciano proprio questa settimana, questa i tornei settimana. Dei vari enti promozione sportiva, abbiamo cominciato una buona collaborazione con Circolo Italia e stiamo facendo un campionato, insomma venite a trovarci perché stiamo cercando anche squadre per fare un buon campionato ampio e un po' nuovo, con la collaborazione con un altro circolo, un altro centro sportivo, per mettere insieme un po' le anime di questa città, perché Bologna è grande e ha anche un'influenza molto forte su queste grandi città che ci sono vicine, perché Imola, San Giovanni in Persiceto, per non dire Budrio, sembra una città piccolina, ma in realtà sono, pensa, Chieti, Campobasso, Panza Provincia. È vero. Cioè, ridendo e scherzando, quindi muovere queste masse di persone, avere due centri spostati in due località di Bologna, vicine ma non troppo, è interessante, si vedono facce nuove nonostante il circolo dei giocatori sia sempre quello. Ecco, diciamo che a Torre Verde si muove, c'è fermento e comunque si preparerà per la stagione prossima estiva della piscina che nessuno ha visto quest'estate, nessuno ha visto niente, non se ne è parlato mai da nessuna parte, sarà una nuova cosa che succederà, ogni tanto si aggirava sul bordo piscina, c'era una ragazza con un cappello seduta, era lei, faceva un outfit con i suoi outfit, grazie Massimiliano Zanardi del Fortitudo Rugby Bologna e di Torre Verde. Saluto e ringrazio appunto Diana Bartolomeo. Grazie Chanel a te. Dea. Esatto, chaneldea.com. Quando vi iscrivete nel suo sito YouTube, nel suo, iscrivetevi anche nel mio, ormai che ci siete, Enrico Ciaccio, andate là, vi iscrivete, sono 1000 video. Che è la stessa cosa. Uguale. No, appunto con le sue tutorial, come si chiamano? Tutorial, sì. Se siete timidi, andate a ascoltare. Se siete timidi, non venite. Se non sapete cosa mettervi, andate. Esatto, se sapete cosa mettervi. O rimanete in pigiama. O rimanete in pigiama che fate prima. Grazie fashion. Diana, grazie a Rocchiati che adesso hai tutto il tuo bel da fare con la scuola portieri numero uno, tu e Buffon, sei Buffon, sì. Ferron, Fabrizio, non ho neanche sbagliato poi male il nome, no? Fabrizio Ferron. Fabrizio è stato un grande portiere. Grandissimo quindi. Portiere, sempre con te, non ti molla mai. Sì, diciamo, siamo sempre insieme. E lui, anche lui ha la sua grandissima esperienza insieme a tutto lo staff, perché tu hai uno staff di tutto rispetto. No, no, siamo attrezzati bene. Bel gruppo, noi non vediamo l'ora di rivederti a Torre Verde con tutta quella bella presentazione, col anche palco. Anche le attrezzature, abbiamo delle attrezzature. Che uno non se le immagina attrezzature che ci vuole per allenare un portiere. Io so che molti mi hanno chiesto da casa quando era disponibile Rocchiati, è già disponibile, se volete scrivere a lui o scrivere anche a noi su Facebook ci trovate e presto vi consiglio di andare a fare un giro a vedere i suoi tutorial, se vogliamo sono dei tutorial anche quelli su, per quello che riguarda i portieri. Grazie a Marco Rocchiati. Grazie a voi. Io ringrazio l'applauso. Ringrazio Valentina Biagi, la potete grazie. Ascoltare quando Valentina? Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16 su Punto Radio, ovviamente FM 105.0, canale 196 del digitale terrestre, puntoradiotv.com in streaming e dall'applicazione sì. TuneIn per chi ha smartphone, tablet e tutto quanto. E dirette Facebook tutto. Dirette, e vi ricordo, tenete d'occhio Punto Radio. Io ve l'ho detto, dopo non dite che non ve l'abbiamo detto, io non c'ero, succederà veramente dello tsunami. Tu lo sai già?
Ecco, stai zitto. Diciamo di no. Diciamo di no. Saluto Valentina Biasi. Ciao a tutti, mi raccomando. Ciao Valentina. Ah, dovevamo applaudire anche voi, scusa. Saluto Pablo, il mitico cantante dei Morgana, anche se si è tagliato i capelli, non ha perso la sua solita grinta. Questo è il CD che si può trovare un po' ovunque. E seguite il loro sito, la loro pagina Facebook, fanno veramente tante cose, è un gruppo già consolidato, vanno avanti del rock, fanno le loro cose, faranno una cover adesso, però diciamo che la maggior parte delle volte sono tutte cose loro. Ciao Pablo. Ciao. Ciao. Ciao, un applauso a Pablo. Un saluto anche, certo, ai Morgana e a chi ci segue, che oggi facciamo 13 anni di attività. Ecco, 13 anni è qualcosa di importante. 13 anni vuol dire già qualcosa di importante, non è una cosa. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti i ragazzi dei Morgana. E Valentina, che sei la massima della settimana? Ovvio. Il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale, ovviamente. Hai tempo, dai, giovedì, venerdì c'è la radio. Vabbè, c'ho tempo, allora, giovedì e venerdì, esatto, dalle 16 alle 17 su Punto Radio, 5, come di consueto, va in onda il Ciaccio Show. Come va? Come va? Ciaccio Show. Io vi consiglio anche lì di dare un'occhiatina, anche perché come siamo va? Sempre su Punto Radio. Lunedì prossimo torniamo qui a 442 dalle 18.30 alle 20. Si sente già? Parte già, andiamo a comandare. In sottofondo la sigla, che io e Valentina e tutti gli ospiti adesso ci mettiamo a ballare. Ovviamente. Intanto vi voglio ringraziare, che siete stati veramente tanti, non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, ma guardi, qualcosa rimarrà nella storia. Ringrazio Diana Bartolomeo, che non l'abbiamo applaudita prima, la applaudiamo adesso. Massimiliano Zanardi, un applauso. Grazie a tutti. Vi lascio alla sigla finale, vi do tanti baci e ci vediamo presto. Ciao. E ogni volta che mi parte si è imbarazzante, come quella volta che stava ristorante. Dai, devi fare. Posso offrirti da bere, lei dice. Va bene. Solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa. Statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio. Faccio i selfie di Mossi alla web che io non mi fumo canne. Sono anche stemio. Io brutto, ma contrattore tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale, andiamo a comandare.